più recentemente in Ucraina, pensavo di fare un particolare focus sulla situazione ucraina, che avete visto essere ancora in sviluppo. Ieri, in questi giorni, c'è stata l'occupazione da parte di alcuni gruppi filorussi della città di Donetsk, che ieri è stata smobilitata, ma comunque è un tema estremamente, estremamente caldo. Però prima di questo, sempre con una parentesi sull'est, volevo in qualche maniera sottolineare, sempre per restare sui fatti di oggi, anche a riprova di come questo laboratorio, in realtà l'ipotesi progettuale iniziale, cioè che è a cavallo delle elezioni europee e che in questi anni si sta giocando una partita importante per quanto riguarda la destra radicale, un po' nelle sue varie sfaccettature, che appunto vedremo nel laboratorio, fra un po' arriveranno gli interessanti casi scandinavi, che sono un po' l'altro pezzo un po' dell'estrema destra europea, di prova di come questo laboratorio, dicevo, sia un po' l'ipotesi progettuale iniziale, si stia poi dispiegando un po' verso queste elezioni europee. Abbiamo avuto in Ungheria, nella scorsa tornata elettorale di questo weekend, la più importante affermazione di un partito neonazista, che è il Jobbik, che è arrivato al 20,55% di voti e costituisce oggi la forza principale del neonazismo europeo, inserito anche nel contesto dell'Unione Europea, che in realtà rappresenta anche uno dei modelli che più ispirano oggi anche le formazioni nazionaliste dell'estremismo di destra in altri contesti, in particolare per esempio quelli che sono i partiti gemelli Jobbik, che molto spesso non sono poi quelli con cui costruiscono i propri cartelli elettorali, perché in qualche maniera Jobbik si è dimostrato molto più attento per esempio a livello di alleanza elettorale a Marine Le Pen, ma mantiene comunque una differenziazione ideologica molto, molto radicale. Diciamo che un equivalente, un partito fratello di Jobbik in Italia per esempio è Forza Nuova, in Germania è l'NPD, quindi altri tipi di posizioni. Jobbik in realtà però rappresenta un modello organizzativo anche per due ragioni: prima di tutto per la forte capacità muscolare di tenere insieme anche le proprie istanze. Jobbik è molto forte nelle campagne, in particolare c'è una zona esterna alla capitale dove si sono dimostrati diversi casi di cronaca di violenze anti-rom che hanno coinvolto militanti di Jobbik o coinvolto quello che è il suo braccio armato, come viene definito da uno sguardo, anche dallo stesso Festa, che è stato un esperto per Radio Popolare per il manifesto dell'Ungheria, il proprio braccio militare, che è la Guardia Magiara, questa formazione nettamente paramilitare che a cui sfila in camicia bruna, ricordando appunto anche quelle che sono le simbologie e l'iconografia delle croci cerchiate, e che rappresenta un po', diciamo, il braccio di Jobbik, specie in questa campagna impellente anti-Rom. Abbiamo visto come l'estrema destra in realtà ritara il proprio odio etnico e cerca di incanalare la rabbia sociale verso poi quelle che sono le migrazioni, verso quelli che sono i corpi sociali più presenti in quel paese. L'Ungheria è un paese che ha pochi elementi di migrazione, ha subito poco di migrazione, quindi se la prendono sostanzialmente con i Rom. Gli stessi reportage di Roberto Festa per Radio Popolare hanno dimostrato addirittura come casi di cronaca supposti abbiano dato in realtà spazio a dei veri e propri popoli. Bene, Jobbik oggi rappresenta la forza più colposa. Teniamo presente anche questo, nel caso di Jobbik questo è importante, ma adesso lo diciamo, lo metteremo in evidenza anche per l'Ucraina. Le fortune di questi partiti possono essere rapidissime. Jobbik è passato dal 2% del 2006 al 17% del 2010. Cioè quello, ancora una volta, la dimensione per cui la crisi sociale aumenta e gonfia in maniera esponenziale la forza dei partiti anche nell'est, direttamente neonazisti, può avere delle fortune immediate e rapidissime, proprio perché abbiamo già visto, ma insomma è sempre bene ribadirlo, come l'impianto ideologico semplicistico molto spesso della lettura di quello che è lo shock della globalizzazione prima, di quella che è la crisi finanziaria
oggi rappresenta forse una strumentazione linguistico-propagandistica molto rapida e diretta da questo punto di vista, e che porta anche delle fortune elettorali molto, molto rapide, repentine, e nel caso di Jobbik corpose, alla quale si somma poi, questo va ricordato, il partito di governo, cioè il partito del premier Viktor Orbán, che oggi in realtà ha la maggioranza assoluta in Parlamento in virtù di una legge elettorale che lui ha fatto un po' a uso e consumo del suo partito, che prevedeva la riduzione da due camere a una sola e la riduzione del numero dei parlamentari. Come vedete, molto spesso questo linguaggio populista contro le elite, anche se Orbán è stato bravo, pur essendo presidente, a cavalcare il fatto che la politica ungherese fosse bloccata da una certa elite plutocratica, come l'ha definita, e in realtà il partito di Fidesz, che anche se oggi perde quasi 600.000 voti, che sono sicuramente quello che è andato in più a Jobbik, in realtà mantiene ancora il suo 44,5%, mantiene ancora saldamente la maggioranza assoluta in Parlamento. Maggioranza assoluta che anche nella tornata elettorale precedente, in cui aveva raggiunto il 52,7%, aveva consentito di avere due terzi del Parlamento, delle Camere, per poter quindi fare delle riforme costituzionali da soli, che vi ho appena accennato generalmente, appunto. Quindi il caso ungherese è particolare, perché il partito di Fidesz, che è una delle più importanti forze adesso all'interno del Parlamento europeo, rispecchia quello un po' di cui, con cui parlavamo con il dottor Calderon qualche diciamo, puntata del laboratorio fa, cioè il fatto che il Partito Popolare Europeo, cioè i conservatori, cioè delle forze democratiche cristiane, assolutamente che venivano da un background antifascista, in realtà anche per una battaglia interna al Parlamento con le forze socialdemocratiche, abbiano aperto formazioni più a destra. E il caso di Orbán è il caso più preoccupante, perché parliamo della destra del Partito Popolare Europeo, una destra sicuramente che è una idea estremamente autoritaria anche della gestione sia dell'ordine pubblico che della gestione della vita politica, estremamente populista, sicuramente liberista dal punto di vista economico, ma che spesso addirittura anche nelle affermazioni di Orbán, anche un po' per rincorrere quello che è successo elettorale di Jobbik alla sua destra, anche con forti accenni antisemiti legati alla narrazione di quella che è la crisi finanziaria. Quindi insomma, il caso ungherese di questi giorni, anche essendo un paese che è un po' appunto a cavallo sia dell'est europeo che dell'Unione Europea, è collegato molto anche alle questioni che saranno al centro delle elezioni del 25 maggio prossimo, rappresenta un po' un caso estremamente particolare, proprio perché Jobbik, per tutto il mondo dell'estrema destra continentale, rappresenta un modello organizzativo, dicevo, anche dal punto di vista della propaganda politica, cioè l'idea è strategica. L'idea è quella, cioè che in una compagine di un paese spostato a destra, quindi con un governo conservatore, con anche accenni molto duri dal punto di vista sia del liberismo sia della gestione dell'ordine interno, una forza di destra che sappia in qualche maniera anche essere estremamente sbrigativa e che sappia scatenare la rabbia sociale può avere un successo anche elettorale. Questo è un po' il modello di oggi, cioè il modello per cui in un paese che in realtà ha un governo conservatore, la rabbia sociale incanalata in senso razzista, incanalata in senso da sostenere le proprie posizioni, può diventare una invincibile forza di pressione sul governo. Questa è una cosa di uno dei vari modelli su cui ragiona l'estrema destra europea. Un altro l'abbiamo visto è quello di Alba Dorata, cioè quindi di uno squadrismo che chiama un po' gli anni 20, che vuole andare a colpire quelli che sono invece i blocchi sociali delle sinistre. Rappresenta uno dei modelli anche dal punto di vista strategico, sia delle campagne elettorali sia nell'azione nei territori. Molti partiti di destra del continente, di destra radicale, decidono per esempio alcune campagne shock o alcuni blitz mediatici che richiamano un po' anche in maniera meno violenta il modello di Jobbik, cioè quello di una forza che possa pungolare e tentare di catalizzare quelle che sono le rabbie sociali connesse alla crisi. Quindi sicuramente il caso ungherese è importante. Veniamo però poi al caso più clamoroso degli ultimi mesi per quanto riguarda la destra radicale, che è il caso ucraino. Io vorrei fare però prima due premesse per quanto riguarda l'Ucraina, perché ovviamente anche il giornalismo investigativo o alle volte anche la scarsa
la scarsa capacità da parte dei media occidentali, che hanno anche dei forti orientamenti dal punto di vista politico e soprattutto geopolitico, molto spesso non descrivono adeguatamente o con qualche, diciamo, imprecisione a livello di pesi che cosa capita in quei paesi. Anche perché abbiamo visto, oggi è molto più chiaro rispetto invece a quello che erano i fenomeni dell'autunno per quanto riguarda l'Ucraina, abbiamo visto come il caso ucraino sia fortemente interconnesso alle dinamiche geopolitiche di quell'area dell'est europeo, sia per quanto riguarda soprattutto le lotte dal punto di vista energetico. Voi sapete, una delle chiavi di lettura forse meno utilizzata ma più adeguata per leggere i conflitti degli ultimi due decenni per quanto riguarda l'Europa e lo scacchiere medio orientale è ovviamente quella delle lotte sulle materie energetiche, cioè il gas e il petrolio. Molto spesso questi sono dei punti di vista, sono delle possibilità di lettura di fenomeni politici che in realtà si basano anche molto su questi aspetti appunto geopolitici. Molto spesso vengono considerati poco, ma costituiscono una interessante chiave di lettura. Perché? Perché come sempre, per quanto riguarda l'est europeo, per quanto riguarda il progetto neozarista di Putin, cioè l'idea di una Russia forte che torna ancora una volta a guardare all'Europa e a guardare al mondo con una nuova capacità anche di sia militare che industriale, che dal punto di vista anche, diciamo, per certi versi anche neocoloniale, è un qualcosa che ovviamente ha creato grande apprensione anche da parte di quelle che sono invece l'altra parte. Rispetto anche a quello che diceva il professor Tuzzi prima, quella che è la propaganda di Putin, per esempio, in cui riesce a saldare un po' sia questa ostalgia di una certa parte dei russi, sia anche una voglia di riscatto che ha una certa componente all'interno della Federazione Russa, in realtà viene armonizzata ideologicamente da Putin con l'idea che l'Unione Sovietica sia stata un ulteriore capitolo di quella che è la Grande Russia. Cioè questa è una lettura che paradossalmente ha anche il suo contraltare dall'altra parte rispetto a quello che per esempio diceva un repubblicano di ferro, un analista repubblicano di ferro come Luttmann, cioè che l'impero, appunto l'impero sovietico, sia una parte, sia una parentesi in quella che è stata la grande storia dello zarismo, e quindi anche quello che è il passato sovietico, quello che è il passato comunista per quanto riguarda la Russia, sia qualcosa che sia armonizzato all'interno della storia e della capacità anche della forza della Russia, cioè non sia un elemento di rottura con quella che era la storia di quel paese, in qualche momento anche un elemento fondamentale per quello che è la storia del Novecento, ma invece sia armonizzabile in quel contesto lì. Ve lo segnalo soltanto, prima si citavano i nazional-bolscevichi, uno dei metrapensieri dei nazional-bolscevichi e uno dei leader del partito nazional-bolscevico russo è Limonov, Eugen Limonov, che è anche un personaggio che ha costruito una propria prosopopea, una propria mitologia sulla sua persona, nell'essere stato uno dei primi dissidenti degli anni Ottanta, uno dei primi punk sovietici. Eppure Limonov, che è il leader del partito nazional-bolscevico, oggi per esempio ha una sua vendutissima autobiografia in Italia tradotta per Adelphi, la trovate persino negli autogrill, dal titolo appunto Limonov, cioè anche una capacità di attenzione mediatica e di riuscire in qualche maniera anche a inserirsi in questo nuovo contesto di rinnovato zarismo, di rinnovata forza imperiale della Russia. Bene, l'Ucraina è stata anche al centro di questo, sia dal punto di vista quindi dell'idea di Putin di mettere un freno a quella che era la penetrazione della NATO a est. Noi sappiamo che sia l'Unione Europea che la NATO, dopo la caduta del blocco sovietico, avvia una rapidissima penetrazione ad est, sia estendendo appunto quelli che sono i paesi facenti parte dell'Unione Europea. Negli anni 90 abbiamo continui ingressi, continue infornate di paesi che fanno parte dell'UE, sia ovviamente quello che forse arrivava un po' prima rispetto ai parametri europei di Maastricht,
invece richiedevano un ingresso più lento, quello che invece è arrivato molto più radicalmente e repentinamente, scusate, era invece l'inserimento di alcuni paesi nell'Alleanza Atlantica e nella NATO. La politica di Putin fu quindi quella da metà anni 2000 di porre radicalmente un freno a questo tipo di espansione. Quello che è però è stato diciamo, l'intralcio maggiore alla politica di Putin si è sviluppato appunto in Ucraina, e qui comincia un po' questo nuovo revival, questa nuova fase di quello che sarà uno dei movimenti neonazisti oggi più corposi e anche più pericolosi dal punto di vista militare. Perché dico questo? Nell'Ucraina del 2004-2005 si organizza la prima cosiddetta rivoluzione arancio. Di cosa stiamo parlando? Parliamo di un movimento che appunto si dà questa connotazione: l'arancione è un colore in qualche maniera estremamente non ideologizzato, no? È un colore che non richiama niente di quelli che sono invece i tradizionali schieramenti politici. È un colore che quindi contraddistingue un movimento, quello della cosiddetta rivoluzione arancione, che contesta radicalmente, con il suo leader Viktor Yushchenko, contesta radicalmente quello che l'establishment ucraino e quello che il governo ha accusato di essere filorusso. Si forma questo movimento, in qualche maniera non ha predecessori, non ha nessun legame, anche lo stesso Yushchenko è un personaggio assolutamente marginale della politica ucraina, è in qualche maniera anche un self-made man. Comincia questo movimento di piazza molto forte, che trova anche grande sostegno da parte dei media occidentali, che cambia tra il 2004 e il 2005 radicalmente il corso dell'Ucraina e apre nuovi spazi politici. Otterrà con una grandissima pacifica, va detto, mobilitazione di piazza, otterrà l'annullamento delle elezioni del 2004 accusate di brogli e nuove elezioni in cui stravincerà e Yushchenko sarà il leader ucraino, il primo ministro ucraino dal 2005 al 2010, data della sua scomparsa prematura. Quindi anche qui capiamo un po' di quale sia, diciamo, la partita. Ebbene, dal 2005, sull'onda della rivoluzione arancione, comincia una nuova fase per quello che è il neonazismo ucraino. In particolare, la cosa più importante è che il vecchio partito nazionalsocialista ucraino, nato nel 95, nel 2005 si trasforma e assume la nuova denominazione di Svoboda, l'Unione Pan-Ucraina. Svoboda vuol dire libertà. Quindi lo spazio politico aperto nel 2005 dà spazio anche alle nuove forze nazionaliste che, nel momento in cui si apre l'era di Yushchenko, hanno più forza. Come vedete, questo è il logo di Svoboda. Abbiamo detto già come a livello internazionale si fosse resistita come unica rete quella della third position, della terza posizione. Ebbene, la terza posizione è estremamente presente nell'est europeo, con tutta ancora la sua capacità. Svoboda, in qualche maniera, vedete, richiama sempre il 3. La terza posizione, quello che ancora sarà poi il logo che troveremo sui caschi, sulle divise dei miliziani ucraini quando parleremo della lotta di Piazza Vena. Quindi il passaggio 2005-2006 è un passaggio fondamentale. L'Ucraina si apre in qualche maniera a una nuova dimensione politica, gli spazi aperti da Yushchenko, sia dal punto di vista mediatico, Svoboda otterrà ottimi sostegni da parte della televisione di Stato ucraina, ma anche dal punto di vista dell'organizzazione e della capacità, dell'agibilità politica, diventa molto più ampia. I primi a capirlo sono gli ex del Partito Nazionalsocialista ucraino, diventano Svoboda, assumono un nuovo programma elettorale, voi potete trovarlo anche sul loro sito, è tradotto anche in inglese, un programma elettorale che in qualche maniera fin da subito ammicca alla NATO e ammicca a quelli che sono gli interessi occidentali. Si rompe in questo senso una delle tradizionali colonne di quella che era l'ideologia terzo posizionista,
cioè che ci si potesse essere una alternativa a quello che sia da una parte l'Occidente, in qualche maniera sintetizzato della Lato, sia il neozarismo di Putin. Nel programma elettorale di Svoboda nel 2005 compaie, oltre a, ovviamente, gli accenni a un welfare etnico, a un sostegno statale alla produzione di cinema in lingua ucraina. Lì in Ucraina c'è anche un conflitto sull'utilizzo della lingua ucraina rispetto invece a una corposa parte del paese, quella più a est, che è russofona. C'è anche l'idea della messa fuori legge dei partiti e dei movimenti filorussi, ma c'è anche l'idea che l'Ucraina entri nella NATO e che, vediamo oggi la modernità, nell'accordo con la NATO, che nel programma di Svoboda è spiegato in maniera dettagliata, ci sia il fatto che la Crimea diventi in qualche maniera un'enorme base missilistica e radar per la NATO, ma che la NATO si impegni a permettere all'Ucraina di avere un arsenale nucleare e anche a difenderla da quello che sarebbe invece una possibile aggressione russa. Come vedete, quindi dal 2005 c'è questa mutazione del più importante partito neonazista ucraino, Svoboda, e questa grande attenzione a quelli che è l'orizzonte geopolitico. Ripeto, l'Ucraina, la Crimea data come, diciamo, spazio privilegiato alla NATO, soprattutto dal punto di vista missilistico e radar. Il programma di Svoboda è molto dettagliato in questo senso, ma la NATO dovrebbe impegnarsi a difendere lo spazio aereo ucraino, permettere all'Ucraina di avere dei missili nucleari, e comunque la NATO dovrebbe impegnarsi a difenderla dalla sicura invasione russa. L'altra idea è quella di in qualche maniera tassare direttamente da parte ucraina i gasdotti russi e con questi soldi finanziare quella che Svoboda, in senso un po' generico, definisce una sorta di risorgimento ucraino, cioè una nuova grande Ucraina che possa quindi avere la garanzia dalla NATO di restare indipendente, di restare forte. Il partito Svoboda è molto più in realtà superficiale per quanto riguarda l'Unione Europea, tanto è vero che per esempio la definizione di partito filo europeo è in qualche maniera forzata, ma sicuramente c'è questo cambiamento radicale. Attenzione, questo è un cambiamento radicale da parte di una forza fortemente terzo-posizionista, venne fortemente criticato, scusate la ripetizione, anche dagli altri partiti neonazisti europei, che accusarono Svoboda di avere degli strani legami con la NATO e in qualche maniera aver accettato questo. Nel programma elettorale, ovviamente, è in quella che poi è la pratica militante dei militanti di Svoboda, quella che è stata dal 2005 in poi, è stata una attenzione anche molto muscolare a portare gente nelle piazze, soprattutto su temi economici legati alla disoccupazione, legati anche al riutilizzo, appunto, dei proventi dei gasdotti, del passaggio del gas per finanziare il welfare etnico interno, o cose anche più tecniche, come per esempio l'abolizione dell'IVA e lo scioglimento di alcuni ministeri considerati delle basi per l'oligopoli di natura sempre legata all'industria energetica. Dovete pensare che la compagine politica ucraina comprende dei partiti apertamente, dei personaggi apertamente collusi con quello che è il mercato del gas, non ultima la Timoshenko, quella che verrà poi incarcerata e che è considerata la zarina del gas, sia per i suoi accordi molto spregiudicati, sia con quelli che sono i progetti alternativi ai gasdotti russi, sia la Gazprom, che è un po' il braccio di Putin all'interno del mercato del gas. Il mercato del gas è cruciale, guardate bene, perché? Perché tutti i tentativi da parte di un mercato americano di gas sono falliti, costruire dei gasdotti che possano rifornire l'Europa. Quindi il gas è diventato il nuovo generale inverno per quanto riguarda
la potenza di Putin. Guardate bene, quando c'è la rivoluzione arancione, quando Yushchenko va al potere, la prima reazione da parte della Russia è quella di diminuire la fornitura di gas all'Europa, cioè di far capire all'Unione Europea come l'approvvigionamento di gas per quanto riguarda la propria sussistenza durante l'inverno debba essere in qualche maniera strettamente controllato dalla Russia. Questo, vedete, è una delle piazze del 2004 della rivoluzione arancione. Come vedete, anche una capacità a livello di slogan, a livello di grafiche, a livello di capacità pubblicitaria, di marketing politico, di essere una forza completamente nuova e di rompere. Bene, questa forza in realtà non ci si è basato tanto in quegli anni lì, ma apre lo spazio a questa nuova formazione di Svoboda, che in realtà recupera ed è la diretta diretto successore di quello che era il Partito Nazionale Socialista. Viktor Yushchenko, il leader della rivolta arancione, dell'opposizione arancione, viene trovato morto per un avvelenamento da diossina. E nel 2010, quindi, l'Ucraina si trova a dover aprire una nuova fase. Chi vincerà in questa nuova fase sarà Viktor Yanukovych, l'attuale ex premier dell'Ucraina, che è stato appunto esarcionato dal governo, da parte della recente rivolta, e che era, quindi, era esponente del Partito delle Regioni, un partito apertamente filo russo. Quindi, diciamo, la parentesi arancione del 2005-2010 apre spazio per quello che sono la nuova classe politica in Ucraina, e quindi anche per quello che sono i neonazisti di Svoboda. Dopo questa parentesi si torna saldamente con Viktor Yanukovych, si torna invece alla casa madre, si torna alla madre Russia, si torna quindi nelle grazie di Putin, e Yanukovych si potrà fregiare immediatamente, per esempio, di un abbattimento dei costi del gas da parte della Gazprom, appunto compiacente con Putin, e quindi anche di una relativa ripresa economica, ma soprattutto della possibilità di rientrare in quello che è una sorta di nuovo piano Marshall, diciamo, dall'opposta fazione che è rappresentato da Putin. Ci ricordiamo tutti all'inizio di disordini ad ottobre in piazza Maidan in Ucraina, Putin mise subito sul piatto milioni e milioni di dollari per dire: bene, se lasciate l'amicizia con la mia Russia non avrete questi soldi, e se io potrei risolvere la crisi economica, cosa che invece Putin sfidò apertamente. Questo è l'incontro con Yanukovych. Putin sfidò apertamente l'Unione Europea, disse: bene, io metto sul piatto milioni e milioni di dollari per risollevare l'Ucraina dalla propria crisi economica, voi siete disposti a mettere altrettanto? Quindi da subito in realtà l'amicizia tra i due leader fu fondamentale anche nello scontro. Bene, nel 2012 c'è la prima grande affermazione di Svoboda. Ottengono 12 vittoria in 12 distretti, 37 deputati e lo 0,5%. Perché è particolarmente interessante questa cosa dei distretti? Perché il voto di Svoboda si situa geograficamente nella regione della Galizia, cioè nella regione più occidentale dell'Ucraina. Questo sarà anche una formidabile arma di pressione per quel che riguarda Svoboda. Cioè Svoboda prende il 40% delle regioni occidentali. Quindi si tratta di un voto, sicuramente un voto di protesta, sicuramente un voto per una forza apertamente neonazista, ma anche in qualche maniera legato a un contesto territoriale particolare. Cosa che porterà ad una nuova modifica dal 2012 di quella che è un altro presupposto della politica di Svoboda, cioè l'idea che anche l'unità nazionale ucraina possa in qualche maniera essere messa in discussione, cioè che la Galizia possa avere anche una sua componente non indipendentista, anche se altre forze sostengono questa opzione, ma sicuramente un'autonomia maggiore.
che in qualche maniera porti Svoboda a rappresentare quella regione, quindi quasi un'idea etnoregionalista. Quindi, come vedete, Svoboda è un partito che sa molto bene, pur navigando a vista, sa molto bene attraversare quelle che sono le frizioni dell'Ucraina dal 2006 al 2015. Cioè ottiene 37 deputati, ma soprattutto ottiene il 40% occidentale, è quasi 10,5% a livello nazionale, con la completa vittoria in 12 distretti. Cosa significa nel sistema elettorale ucraino? Che 12 distretti vengono amministrati, 12 province vengono amministrate direttamente da Svoboda. Ed è la prima volta, per esempio, l'affermazione del 2012 che Svoboda entra in Parlamento, guadagnando soprattutto consensi a spese dei partiti di opposizione, in particolare a spese del partito di Yulia Tymoshenko, che nel 2012, contemporaneamente all'affermazione di Svoboda, passa da essere il quarto partito al sesto partito. Quindi Svoboda va a pescare i voti, in particolare all'opposizione di Yulia Tymoshenko. Altra grande battaglia, oltre a quella per un welfare etnico, è sicuramente, come sempre in questi paesi, come accennava prima anche il professor Cuzzi, una battaglia contro le elite politiche. E soprattutto il fatto che Svoboda porti facce nuove in Parlamento. Quindi, nonostante sia un partito apertamente terzo opposizionista, un partito che viene da un passato nazionalsocialista che non ha mai rinnegato il collaborazionismo ucraino delle SS Galizia di Stefan Bandera, viene in qualche maniera armonizzato da Svoboda con l'idea di una grande Ucraina che dovrebbe difendere la propria unità nazionale e la propria identità etnica, utilizzando un personaggio leader di una formazione collaborazionista con i nazisti, Luz, che è Stefan Bandera, che vedremo che poi tornerà molto in quella che è anche l'iconografia di quella che furono anche le manifestazioni che abbiamo visto in piazza Maidan, leader e comandante delle SS Galizia, l'unico reparto SS, ma correggimi Marco se sbaglio, che aveva il rango delle SS tedesche, mentre invece le SS spesso hanno avuto delle formazioni che venivano dall'Europa occupata, che venivano da formazioni che venivano da paesi filonazisti. Le SS Galizia di Bandera sono uno dei pochi casi in cui vengono inserite anche a livello di codice militare in quello che sono le SS. Chiedo al professor, forse mi fa più esperto di me di storia militare. Anche la Valloni, ma qui erano pochi, era l'elite delle vacche del Serie. Nel 2011 una ONG che si chiama Center for Society Research, una ONG inglese, calcola che il partito che porta più persone in piazza in Ucraina, che stabilmente dal 2011 al 2013 fa manifestazioni più frequenti, fanno proprio un calcolo sia dei partecipanti che del numero di occasioni in cui si va in piazza, è Svoboda. Questa cosa qui permette a Svoboda, questo attivismo politico, permette di essere in qualche maniera anche definito dai giornali, persino da giornali socialdemocratici, un partito nuovo, un partito pulito, un partito che ha un forte contatto con quello che sono i bisogni della popolazione ucraina. Quindi, come vedete, dal 2005 fino al 2013 Svoboda non soltanto ha libero accesso a quella che è la vita politica ucraina, ha un'ottima copertura mediatica, molto spesso anche con alleanze estremamente disinvolte, sia con il premier Yushchenko della rivoluzione arancione, sia nel momento in cui comincia di nuovo la fase filorussa di Yanukovych, con le televisioni di Stato di Yanukovych, e questo continuo attivismo, sia collocato in Galizia, ma anche in tutto il paese, che appunto lo porterà ad avere 11%, dal 2012 ha un contraltare anche in quello che è un attivismo nelle città, un attivismo nelle strade estremamente frequente. Tanto è vero che, appunto, ripeto, fece scandalo, soprattutto per quello che fu
le reazioni della comunità ebraica internazionale, che Svoboda potesse ottenere questa agibilità politica e questa anche benevolenza da parte di giornali, di media, che assolutamente non erano ascrivibili al mondo conservatore. Veniamo quindi però al momento decisivo, alla crisi dell'autunno 2013, che sta proseguendo fino al 2014. Nel novembre del 2013 il presidente Yanukovych cancella un precedente trattato che era stato stipulato invece al tempo di Yushchenko, uno degli ultimi atti di Yushchenko. C'è un trattato di amicizia commerciale con l'Unione Europea. Molto spesso è stato definito un trattato, è stato definito un'azione che voleva portare l'Ucraina nell'Unione Europea. In realtà Yushchenko non avrebbe usato tanto. Quello che aveva ipotizzato sarebbe stato un lento avvicinamento in primis di natura commerciale, che era forse quello che spaventava maggiormente, anche se questo non prevedeva né l'ingresso dell'UE né tantomeno un avvicinamento NATO, e quasi era più spinto da parte di Svoboda, cioè della destra radicale, pur venendo da una tradizione terzo posizionista, rispetto invece al premier al premier uscente del governo arancione. Viktor Yanukovych cancella definitivamente questo trattato di amicizia e cominciano proteste in tutto il paese. In questo momento Svoboda scende in maniera decisa, forte, numerosa nelle piazze, ma la prima strategia che il partito di Svoboda, il partito di Ole Tianyabok, che è questo personaggio che avete visto, questo signore estremamente corpulente, che è un po' il leader di Svoboda, un passato anche da ex pugile, questo fra parentesi è una cosa caratteristica del mondo ucraino, sono tutti ex pugili, in particolare altri leader di formazioni conservatrici hanno, come per esempio Klitschko, è un ex pugile ucraino affermato, insomma una delle caratteristiche di un uomo forte, come Putin un po' tende a voler far vedere anche la propria capacità ginnica nel judo, nel jiu-jitsu, guidando a caccia, nuovi caccia dell'aviazione russa. Anche la politica molto spesso di questi personaggi è dovuta o a capacità imprenditoriale o molto spesso anche la forza di essere un uomo forte. Questo che vedete è Ole Tianyabok, e poi invece c'è appunto l'esempio, diciamo, più classico del pugile, dell'Iron Man, come viene chiamato. Uno dei suoi soprannomi era Iron Man, l'altro era Iron Hammer, il martello d'acciaio, quando combatteva come campione, è stato campione nelle federazioni di pugilato internazionale per l'Ucraina. Allora, Svoboda, dicevamo, nel novembre del 2013, nel novembre, la regia del professor adesso è un soprannome non utilizzato anche da anni. Allora, diciamo che Svoboda, all'inizio dell'opposizione alla cancellazione del trattato di amicizia commerciale tra l'Unione Europea in Ucraina nel novembre 2013, attua questa strategia, l'occupazione sistematica dei municipi nei distretti dove ha la maggioranza, soprattutto quindi nella Galizia, dove ha il 40%. Svoboda, pur essendo un partito che è amministrativo, che ha delle responsabilità amministrative in quella parte, subito attua questa sua strategia, cioè quella di poter in qualche maniera definirsi come anche una forza egemone in una parte del paese, in particolare nella Galizia. Nel novembre 2013 non si parla ancora di piazza Maidan, cioè di una delle piazze centrali della capitale Kiev, ma si tratta ancora di una mobilitazione che Svoboda in particolare ci tiene a tenere confinate in alcune regioni. Quindi fin da subito l'orizzonte per cui, che in questi giorni vediamo dispiegato, in quest'ultimo mese e mezzo vediamo dispiegato, che l'Ucraina potesse smembrarsi, era già ben presente. Bene. Da un certo momento invece l'attenzione di tutta l'estrema destra ucraina, in qualche maniera anche di altre formazioni, come per esempio la famigerata Pravi Sector, la fazione di destra, si concentra invece nella difesa di Piazza Maidan, ribattezzata dai giornali occidentali in maniera molto forzata, ripeto, come Euromaidan, cioè la piazza europea. In realtà è una piazza nel centro della città, davanti al Ministero del Lavoro, che viene occupata simbolicamente dai manifestanti e viene difesa.
sul grande monumento dell'indipendenza al centro di Piazza Maidan vengono issate le bandiere, i colori ucraini, il giallo e l'azzurro dei bandieri ucraini, ma vengono anche, se vedete, utilizzati anche una bandiera rossonera. Una bandiera rossonera che è questa, qui si inserisce anche il simbolo del Travisetto, quest'uso del tridente che è diventato dal 97 il simbolo della Repubblica Ucraina, in realtà è anche questa una forzatura storica, è un simbolo ucraino che non ha nessuna ragione storica principale, viene richiamato un regno ucraino che però non usava questo simbolo, è un simbolo estremamente forzato, come anche il fatto che dal 97 Stefan Bandera venga inserito tra i padri della patria. Queste bandiere rossonere richiamano appunto questo passato delle SS Galizie, questo passato di collaborazionismo aperto con il nazismo di Hitler. Si accende quindi la battaglia in Piazza Maidan per la difesa di Piazza Maidan e tutta l'estrema destra ucraina, qualcuno l'ha definita il Tridente Nero perché ha tre formazioni principali, Svoboda da una parte, Splina Sprava, che vuol dire semplicemente causa comune, che è di Aleksandr Danilyuk, che è un altro vecchio leader dell'estrema destra ucraina, leader di un gruppo paramilitare che si richiamava alle insegne appunto delle SS Galizie, Lulzo, anche se lì poi la storia di quello che è il collaborazionismo e in qualche maniera la storia dell'Ucraina durante la Seconda Guerra Mondiale è estremamente complessa. Io vi richiamo per esempio a alcuni studi importanti della professoressa che è qui alla statale, Giulia Isabella Lami, che ha scritto per la CUEM che è ordinaria di storia dei paesi orientali, che ha scritto degli importanti studi su quella che è anche tutta la compagine del collaborazionismo ucraino, di quello che poi diventerà una sorta di nuovo esercito indipendentista per certi versi, e poi appunto il famigerato Pravisektor. Pravisektor, a differenza di Splina Sprava, che veniva da una precedente compagine politica partitica, di Svoboda, che è un partito tucuri, invece Pravisektor rappresenta un'alleanza di piazza. Cioè, i primi a forzare su Piazza Maidan la difesa dalla polizia di Yanukovych, Piazza Maidan è Pravisektor, la fazione di destra, che diventa un coordinamento che comprende diversi gruppi, comprende alcune firm calcistiche, come per esempio gli Ultras di Dinamo Kiev, una delle zone fuori controllo della capitale ucraina, e quella intorno allo stadio della Dinamo Kiev, dove appunto queste firm calcistiche neonaziste legate appunto al tifo della Dinamo Kiev, abbiamo già visto qual è la differenza tra gli Ultras e firm, cioè bande, in realtà difendono anche la zona dello stadio. E poi, soprattutto, qual è l'elemento cardine di Pravisektor? È la formazione di Dmitry Janosch, che diventa un po' il leader di Pravisektor, che è la ONG, il tridente di Stefan Bandera, quindi apertamente legata a quel tipo di contesto. Il personaggio di Stefan Bandera sarà fortemente conteso tra Svoboda e Pravisektor. Ancora adesso Svoboda organizza una partecipatissima marcia a Kiev per l'anniversario della nascita di Stefan Bandera, quindi anche a rappresentare qual è quello, un'eredità in qualche maniera contesa. Bene, la situazione degenera in Piazza Maidan, avete visto durante tutto il mese di dicembre, nonostante ci fosse stata una sorta di tentativo di mediazione da parte di Yanukovych, che aveva offerto un'amnistia a tutti i militanti arrestati o perseguiti per gli scontri di Piazza Maidan. Quindi, nonostante una pausa, a dicembre la situazione degenera apertamente. Questa è la foto di Stefan Bandera che viene messa su un municipio, su una stazione in Ucraina, come nuovo padre della patria. La situazione degenera, si arriva allo scontro aperto. Yanukovych dà un ultimatum per sgomberare Piazza Maidan, che ormai è occupata da 3 mesi, e comincia appunto due giorni in cui si spara da entrambe le parti. La polizia viene accusata di usare dei cecchini, questa è una cosa molto controversa che poi verrà discussa. Tenete presente che l'attenzione mediatica su Piazza Maidan è altissima, e anche da questo punto di vista lo schieramento politico e in qualche maniera anche la partigianeria dei media ha reso veramente difficile leggere attentamente quella che è stata la situazione. In Piazza Maidan si organizzano anche
si organizzano anche dei veri e propri, quartier generale. L'ex sede del Partito Comunista Ucraino di Piazza Maidan spetta a Pravi Sektor, che distrugge la statua di Lenin che c'era nell'androne d'ingresso, brucia le bandiere e in qualche maniera i militanti di destra e i sedisti Svoboda che di Pravi Sektor, contestualmente a quella che era la rivolta di Piazza Maidan, attaccano sistematicamente le sedi del Partito Comunista di Yanukovych, del Partito Comunista Ucraino, che è un partito filorusso ovviamente, che sosteneva l'avvicinamento con Putin. Nella grande battaglia campale negli ultimi giorni ci sono circa 100 morti tra polizia e dimostranti, e diciamo tutti i partiti di estrema destra partecipano attivamente. Sicuramente gli eroi di Piazza Maidan vengono considerati anche per la gente comune i militanti di Pravi Sektor. Tanto è vero che Dmitry Yarosh ha annunciato la propria candidatura alle prossime elezioni. Yanukovych scappa in Russia, nonostante venga spiccato un mandato di cattura internazionale, e comincia anche qui una difficile transizione. All'inizio prova Klitschko a rappresentare il volto di quello che potesse essere una nuova coalizione di emergenza che possa portare il paese post Yanukovych alle elezioni fissate per il 25 maggio. Non è un caso che sia la stessa data delle elezioni europee, cioè non è un caso perché in qualche maniera è l'interesse aperto della compagine politica che ha scelto quella data e che vuole portare l'Ucraina in un contesto più vicino all'Europa, non è un caso uniformarsi a quello che è una data cruciale per il Parlamento europeo. Quindi, diciamo, si crea un governo di emergenza nazionale e, per esempio, sia la formazione di Dmitry Yarosh, sia che una costola di Spinasprava, perché poi durante gli ultimi giorni era cominciata anche una faida interna, in particolare quando Yanukovych nel novembre propone l'amnistia per i manifestanti, Spinasprava, che non voleva disoccupare il Ministero dell'Agricoltura, che era una delle richieste del premier Yanukovych, cioè dire io faccio l'amnistia per i manifestanti se però le sedi politiche vengono disoccupate, cioè si lasciano i ministeri, si lasciano alcune caserme anche, vengono lasciate libere, Spinasprava non accetta, i militanti di Svoboda attaccano facendo 5 morti il Ministero dell'Agricoltura occupato da Spinasprava e addirittura Alexander Nemiuk scappa a Londra con la famiglia, cioè Svoboda elimina militarmente il problema a Spinasprava. Non ce la fa con Pravi Sektor, tanto è vero che dopo la mattanza di Piazza Maidan, dopo la fuga di Yanukovych e contestualmente a quello che sarà il controverso referendum sulla Crimea, che fa ammettere in una situazione giuridica ancora in via di definizione la Crimea a quelle che sono le competenze russe, anche qui una piccola parentesi, c'è stato lungamente una partigianeria o fraintendimento da parte dei media occidentali che hanno parlato per settimane di occupazione da parte di soldati russi della Crimea. In realtà la Russia ha in coabitazione alcune basi navali con gli ucraini, con anche sommergibili nucleari, quelle sono le flotte russe per quanto riguarda l'area del Mediterraneo e del Mar Nero. Quindi gli italiani russi che si vedevano, che occupavano l'aeroporto e si dispiegavano nelle strade, erano i semplici soldati russi che uscivano dalle proprie terre. Quindi devo dire la verità, anche per noi che abbiamo studiato un po' più da distante, provando ad avere anche un'ottica storica, provando anche un po' anche negli eventi così turbinosi ad avere un punto di vista un po' più attento, è stato un po' complesso, tanto è vero che abbiamo anche programmato un viaggio in Ucraina per poter vedere un po' la situazione dopo le elezioni. Sicuramente l'estrema destra ottiene un grandissimo risultato. Anche oggi nel governo di transizione fino alle elezioni del 25 maggio i neonazisti partecipano attivamente. Svoboda ha 5 ministeri, in particolare il Ministero dell'Agricoltura, c'è una parte importante del programma di Svoboda su una sorta di riforma antilatifondo in Ucraina, quindi attenzione alle campagne. Il Ministero dell'Istruzione di Sergei Kubit, che ha già annunciato che finanzierà per esempio alcuni campi di indottrinamento nazionalista, sono stati definiti dal Times, giovanili per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione. Hanno un vice premier
E poi c'è stata un'attenta spartizione di quello che è il Consiglio Nazionale di Difesa. Cioè esiste un Ministero della Difesa di cui che è affidato a Svoboda, ma Pravi Sento, Spina Sprava o quello che ne resta dell'Unso, ma soprattutto Svoboda, fanno parte, quasi con un manuale Cencelli, di quello che è questo Consiglio Nazionale di Difesa. C'è una sorta di organo superiore al Ministero della Difesa che permetta, in qualche maniera, è stato pensato così, che nessuna delle formazioni della destra radicale, soprattutto per interesse di faide interne, possa in qualche maniera avere un ruolo predominante sull'esercito, sullo sbandato esercito ucraino. In conclusione, cosa dimostra la vicenda di Svoboda e cosa dimostra la vicenda ucraina? Quello che è stata la grande forza di questi movimenti è aver saputo subito agire per quella che era la crisi e quello che erano le dubbi che si addensavano sul futuro geopolitico e sul futuro anche del nazionale ucraino. Noi abbiamo visto, c'è un'eccedenza anche di foto, c'è un'eccedenza di video. Abbiamo visto militanti di Pravi Sector di Svoboda interrompere sedute in piccoli municipi, abbiamo visto ministeri occupati, abbiamo visto in realtà gruppi organizzati in maniera paramilitare nello scontro, abbiamo visto poliziotti che vengono disarmati dalle armi, abbiamo visto un aperto uso delle armi da fuoco e anche tattiche di guerriglia urbana, soprattutto organizzata, soprattutto intorno alle grandi barricate di Piazza Maidan. Ma l'esempio di Svoboda in particolare, ma soprattutto di quelli che stanno provando materialmente a fargli le scarpe, cioè per il sector di Dimitri Yarosh, nonostante ci siano ulteriori file, avete visto per esempio in questi giorni che il capo militare di Pravi Sector è stato ucciso nello scontro con la polizia, che ha in qualche maniera fatto irruzione in una delle sedi di Pravi Sector. Cioè quello che dimostra la vicenda ucraina è come in un momento di particolare catastrofe sociale, nella caduta completamente di un regime, una cosa che in quello che la destabilizzazione qualcuno l'ha definita, di quelli che sono alcune zone dell'est, la destabilizzazione in cui giocano anche interessi appunto geopolitici e fazioni molto polarizzate, sia per interessi economici che politico-militari, come per esempio quelli della NATO, appunto la capacità di essere presenti, fermi, attivi nelle piazze in un momento in cui c'è il crollo di un paese, questa capacità permette di diventare degli eroi nazionali e permette di diventare delle forze che, anche se non hanno la forza elettorale, attenzione, Pravi Sector non ha nessuna compagine elettorale, adesso vuole darsela, però riesce ad avere un viceministro e a siedere nel tavolo che controlla l'esercito. Perché? Perché la presenza di piazza, la capacità di intervento e soprattutto l'essere riusciti a catalizzare l'idea che sono la miglior gioventù ucraina che scaccia il dittatore e scaccia l'odiata Russia dai confini ucraini, esattamente come fece Stefan Bandera, alleandosi anche col diavolo, alleandosi anche con i nazisti e la NATO oggi, questa è l'idea vincente per un movimento, anche per un movimento neonazista in Europa. Pravi Sector è stata invitata in tutti i congressi, da quello dell'NPD, ha rifiutato l'invito a Milano di Forza Nuova, ma è stata viene invitata da Jobbik, viene invitata in tutta Europa, a differenza invece dei vecchi amici, dei vecchi camerati di Svoboda, perché rappresenta l'idea più forte e vincente. La presenza di piazza, il saper reggere l'urto dello scontro di piazza, il saper contrattaccare, il sapersi appunto organizzare attivamente e diventare i nuovi eroi nazionali, i leoni di Piazza Maidan, come amano definirsi, ha portato ad avere un risultato politico immediato e a poter essere una forza che non può essere eliminata oggi nella transizione politica dell'Ucraina. Bene, grazie mille.